Buongiorno amici di Corriere Salentino, oggi parleremo del mito dell'acquario. L'acquario, segno d'aria, è il domicilio primario di Urano, settimo pianeta del Sistema Solare, scoperto nel 1781, pochi anni prima dello scoppio della Rivoluzione Francese. Nella mitologia greca, Urano era il padre di Crono, dei Ciclopi e dei Titani, concepiti secondo la tradizione siodea dall'unione con Gea, fecondata mediante fertili gocce di pioggia. Ecco perché il segno zodiacale dell'acquario è rappresentato come un uomo che versa acqua sulla terra, mentre da un punto di vista stagionale rappresenta la fine dell'inverno e la metamorfosi del seme che raggiunge il suo apice, preparandosi al contempo al cambiamento e al radicamento nel terreno. Numerosi sono i miti dell'acquario che esaltano l'inventiva, l'intelligenza, lo slancio innovatore. Citiamo il mito di Prometeo che ruba il fuoco agli dèi per donarlo agli uomini ed il mito di Icaro e Dedalo, anticipatore del primo volo umano che celebra la potenza dell'ingegno. Nel mito quindi si ergono prepotenti due governatori dell'acquario, Urano e Saturno. Il primo rappresenta l'impulso ribelle del figlio che cerca la libertà demolendo le convenzioni. Saturno invece, simbolo della struttura e dell'ordine, sancisce l'amore per i principi e dei più stretti codici etici, disciplinando e irrigidendo la vita di molti acquari. Amici di Corriere Salentino, un saluto da Tina Piccino e vi aspetto per l'oroscopo di febbraio.